Ben ritrovati ancora una volta con Momenti in TV, il programma in cui i protagonisti siete voi, con le vostre immagini, le vostre interviste, le vostre manifestazioni. Siamo ritornati a Santa Lucia del Mela per parlare di agricoltura, per parlare di allevamento e siamo ospiti all'azienda agricola e zootecnica La Quercia, prossima apertura domenica alle ore 16.30, tante immagini, tante interviste, veramente una puntata eccezionale, non mancherà la musica. Si parte! Siamo all'interno del caseificio La Quercia, che fa parte del Consorzio Valle del Mela. Siamo con Giuseppe Bella, si sta facendo la tuma. Parlaci un pochettino del procedimento per realizzare il formaggio. Allora, abbiamo riscaldato il latte alla temperatura di mungitura, che sarebbe circa 37 gradi. Abbiamo aggiunto il caglio di agnello, che serve proprio per utilizzare gli enzimi della caseinasi per far solidificare il latte, e stiamo aspettando che si formi la cagliata. Una volta si forma la cagliata, viene la rottura, e quindi tutta la parte grossolana va a sedimentare al fondo, poi si raccoglie e si mette nei contenitori, chiamati, una volta erano fatti di junco, oggi sono in polipropilene, in plastica, per una questione igienica. Per avere il prodotto finito, quanto tempo ci vuole? Allora, una volta si mette il caglio, bisogna aspettare circa una mezz'oretta affinché si solidifichi, e poi una volta che viene messo nel contenitore, come tuma, già è pronta da consumare. Ci siamo quasi perché la tuma tra poco diventerà canestrato. Allora, Giuseppe, cosa stiamo facendo? Stiamo uscendo la tuma dopo aver fatto la cagliata, abbiamo aspettato un po', il formaggio è andato sul fondo e ora lo stiamo uscendo. Mano a mano che lo andiamo a mettere nei contenitori, viene aggiunto il pepe nero come prodotto tipico del territorio e successivamente, dopo aver fatto la rigotta con il siero rimanente, lo andremo a scottare nel siero a 80 gradi e poi dopo 2 giorni dalla lavorazione si comincia a mettere il sale e quindi comincia una fase lunga di preparazione che è la stagione. E la cosa più importante è: ma quando ce lo possiamo mangiare? Se lo mangiamo subito, se no se aspettiamo almeno per avere. Aspettiamo, va bene, aspettiamo. Anche nella realizzazione della tuma si usano prodotti dell'azienda. Certo, il latte è un latte prodotto dai nostri animali in azienda e sono appartenenti sempre a razze autoctone siciliane. Abbiamo latte al momento nel pentolone, abbiamo il latte di vacca modicana, che è la tipica razza siciliana oggi in via di estinzione, e poi per fare la rigotta aggiungeremo il latte di pecore e capre, sempre appartenenti alle razze autoctone siciliane. Anche oggi abbiamo il disturbatore, hai visto? Ma che ci fa lui con la tromba? Ci vuole pure, no? Un po' di compagnia. Scusa, che ci fai qua? L'ingrediente segreto. Ah, per fare la tuma buona. E certo, se no non quaglia, come si suol dire, non sale, Francesco. A te sale? Sale, sale, non ti preoccupare, andiamo, continuiamo a visitare la nostra azienda. Siamo a Santa Lucia del Mela, un territorio ricco, un territorio che sta dando tanto lavoro agli agricoltori, agli allevatori. Siamo con l'assessore Rosario Torre. Santa Lucia del Mela, territorio ricco che sta cercando di invertire un pochettino l'economia della nostra provincia. Sì. Allora, praticamente l'azienda agricola zootecnica La Quercia ci sta dando grosse novità e grosse sorprese, non solo a Santa Lucia del Mela, per il comune di Santa Lucia del Mela, ma anche per la provincia. E infatti
sta per essere inaugurata la prima fattoria didattica della Sicilia per numero e varietà di specie animali, e questo credo che sia un grande orgoglio non solo per l'azienda ma anche per noi come territorio. Ma parliamo proprio di Santa Lucia del Mela, perché adesso molti si stanno riavvicinando all'agricoltura, riavvicinando all'allevamento. Sì, anche questa è una grande scommessa che, come sentirete anche dagli stessi rappresentanti dell'azienda, è una grande scommessa per il territorio, un territorio che negli ultimi decenni ha subito anche le conseguenze di quello che è stata la politica industriale, e nonostante ciò sta cercando di invertire la rotta, non dico di ritornare alle stesse percentuali di popolazione attiva in agricoltura come era negli anni 50-60, però si sta cercando di quantomeno di rivalorizzare questo settore della nostra economia. È un territorio ricco, è un territorio che già da millenni, grazie all'allevamento, è cresciuto con i propri prodotti zootecnici, ma anche quelli agricoli. Pensiamo per esempio al maiorchino, un formaggio famosissimo almeno dalle nostre parti, e un formaggio che era diffuso dalla zona di Rometta fino alla zona di Novara di Sicilia. Oggi l'avete sentito particolarmente a Novara di Sicilia, però ultimamente è tornato anche alla ribalta il nostro prodotto. Un prodotto, come dicevo prima, che è famoso nel nostro territorio, ma un prodotto che comunque si fonda anche sulla produzione agricola di questo territorio. Infatti il maiorchino deriverebbe il suo nome dal grano Maiorca, che era un tipo di grano diffuso in questa zona. Dalle restucce di questo grano gli animali si cibavano, e i prodotti, il latte di questi animali poi veniva utilizzato per fare questo formaggio. Ecco perché è nato questo nome particolare. Assessore giovane, ma che cosa può fare la politica per sviluppare ancora di più l'allevamento e l'agricoltura? La politica sicuramente con i bandi europei e non solo può cercare di captare tutti quei fondi possibili per dare un contributo alle piccole e medie imprese, di cui sempre se ne parla, ma poi diciamo non si riesce, nel momento in cui queste aziende cercano un aiuto, non si riesce mai a darlo concretamente. Quindi io mi auguro che in futuro ci sia una maggiore attenzione da parte del governo nazionale e anche dalla stessa Europa per questo tipo di fondi. E noi nel nostro piccolo possiamo dare un supporto informativo per quanto riguarda questi bandi. Per il resto devono essere le aziende a scommetterci e a dare il proprio contributo personale, di professionalità, ma anche di attenzione verso le tradizioni. Arte e cultura, e ora Santa Lucia anche allevamento e agricoltura. Sì, spero che in futuro si senta parlare di Santa Lucia anche e soprattutto... Senza dimenticarci di gastronomia, che è leader qui a Santa Lucia del Mela. Sì, mi piace ripetere anche quello che ha detto Savoia al convegno che c'è stato l'anno scorso in occasione della prima sagra del Maiorchino della Ricotta, il 5 maggio 2013. Ha detto che Santa Lucia, il territorio di Santa Lucia, si può considerare la capitale dei Monti Peloritani, sia per natura, sia per la storia, ma anche per la propria ricchezza di prodotti e di produzione enogastronomica. Quindi noi siamo convinti di avere questo immenso patrimonio, e speriamo che possa essere un volano anche per il prossimo futuro, di coinvolgere il più possibile anche i giovani in questo. Abbiamo fatto la tuma, ma tu stai continuando a girare qui nel pentolone. Cosa sta succedendo ora? Ora, con il liquido rimanente che si chiama lacciata, viene riscaldato a 60 gradi, aggiunto dell'altro latte per aumentare un po' le caratteristiche organolettiche del siero rimanente, e a 80 gradi metteremo fuori la ricotta.
quindi stiamo utilizzando un sottoprodotto della lavorazione del latte, cioè la lacciata, il prodotto principale è il formaggio, la tuma o qualsiasi derivato, la ricotta è un sottoprodotto che giustamente viene lavorato dopo l'aver fatto il formaggio. Stiamo, diciamo, avviando dei percorsi affinché si ritorna alle origini, alla coltivazione della terra, della campagna, perché in questo momento di crisi riteniamo che quello sia un momento, diciamo, di sviluppo e per creare, diciamo, occupazione. E ci sono molti allevamenti sul nostro territorio che in questi anni hanno resistito, ora si sono appunto consorziati in questo consorzio Valle del Mela, di cui fa parte anche questa azienda, però, diciamo, la coltivazione di altri prodotti agricoli bisogna incentivarli e noi stiamo, diciamo, puntando tanto in questo settore. Sono famosi i formaggi, sono famosi gli allevamenti, sono famosi le chiese. Santa Lucia è un territorio ricco, alla fine c'è di tutto. Sì, appunto, quindi, però sono tutti, diciamo, si devono mettere, diciamo, in rete sia la conoscenza dei nostri beni culturali, ma anche le eccellenze che tu hai menzionato poco fa. È un territorio abbastanza vasto, come fa un'amministrazione comunale a controllare tutto? Sì, infatti questo, diciamo, è un handicap, perché noi abbiamo un territorio vastissimo, un territorio di 83 km quadrati, però abbiamo una popolazione che di quasi 5.000 abitanti, quindi una manutenzione, diciamo, giornaliera che richiede, oltre ai servizi primari, anche, diciamo, le varie strade che servono anche per raggiungere gli allevamenti che sono in alta montagna. L'agricoltura e l'allevamento può essere un volano per risolvere tanti problemi della nostra economia? Può essere, diciamo, un volano per fare conoscere questi prodotti d'eccellenza e per creare, come dicevo poco fa, occupazione. Prodotti d'eccellenza, ma quali sono i prodotti d'eccellenza di Santa Lucia del Mela? Il marocchino, diciamo, che è un prodotto, un formaggio particolare, che ha una lavorazione particolare e che abbraccia, diciamo, un territorio abbastanza vasto, che non è né di Santa Lucia né di altri paesi limitrofi, però è un'area che va da Santa Lucia a Novara di Sicilia e che quindi, diciamo, bisogna valorizzare, e noi, le amministrazioni, diciamo, di quest'area devono lavorare affinché sia un prodotto, ci sia la quantità e sia un prodotto valorizzato così come merita questo prodotto. Parliamo del consorzio invece, il consorzio che spinta ha dato all'economia della nostra zona? Il consorzio, diciamo, ha dato quella spinta che, essendo tanti allevatori messi assieme e quindi in un settore, diciamo, particolarmente difficile, c'è sempre differenze, ha dato che di fare conoscere un prodotto nelle varie manifestazioni, nelle varie fiere che si sono fatte in questi anni, e però anche ad affrontare la problematica, affrontare, diciamo, che sono comuni alle varie aziende, affrontarle tutte assieme, quindi, diciamo, con minore, diciamo, spese e con più attenzione da parte di chi poi deve essere proposto ad aiutare questi allevatori. Dunque, cari allevatori, cari agricoltori di Santa Lucia del Mela, il sindaco di Neocampo è con voi, l'amministrazione comunale è con voi per migliorare questo settore che sicuramente è importantissimo per Santa Lucia del Mela. Sì, certo che siamo con chi lavora, quindi la pubblica amministrazione deve essere, diciamo, a fianco di chi produce, di chi crea occupazione, di chi crea ricchezza in un territorio. Su questo lo siamo stati negli anni passati e lo saremo sicuramente nei prossimi anni. Pomodori, lattughe, patate, arance, limoni, zucche rosse, carciofi, zucchine, polfiori, le uova, tutti i prodotti della nostra terra. E non possono mancare i finocchi. Certamente. Ecco, sono arrivati. Ma la vuoi finire?
è un programma serio, non possiamo sempre fare musica. Ma che vuol dire? Io faccio dare il PIL. Quale PIL? Il prodotto interno lordo locale, capito? Io faccio alzare tutto. Come avevo presentato i finocchi, sei spuntato tu. Guardate, lasciamo stare, complimenti, bella, complimenti. Continuiamo il nostro tour. Intanto Salvatore, responsabile della macelleria, sta facendo un lavoro molto importante, perché dopo un anno di concia e salatura sta levando la parte asciutta del prosciutto per controllare soprattutto se il prosciutto è buono, e lo fa respirare. Dopo aver tolto la parte asciutta del prosciutto, sta posizionando la sugna mista a farina di riso per tutelare il prosciutto per altri 6 mesi di stagionatura. E anche in questo caso lo possiamo mangiare subito, ma dobbiamo aspettare 6 mesi. Appassionati, amatori, professionisti, questo messaggio è per voi. Max Bici è leader assoluto delle due ruote. Concessionaria Scott, Wheeler, Trek, Bianchi, Atala, Winston e per i più piccoli bici con i marchi Hello Kit e Spider-Man. Max Bici, prezzi speciali, sconti mai visti e finanziamenti a tasso zero. Occasione da prendere in volata. Max Bici, vendita, assistenza, ricambi e accessori bici, attrezzature e abbigliamento fitness. Via Marconi 47. A Barcellona. Vuoi intraprendere una carriera nel mondo della moda, della pubblicità e perché no dello spettacolo? Non perdere tempo, perché il ragazzo e la ragazza dell'anno 2014 potresti essere tu. Per partecipare è semplice, chiama il 329 123 6459 o cercaci su Facebook.
Ti stiamo aspettando! Apre a Santa Lucia del Mela l'azienda agricola e zootecnica La Quercia. Panificio, macelleria, salumeria, gastronomia e ortofrutta. Vendita diretta con prodotti a chilometro zero, dal produttore al consumatore. Ampi spazi verdi, percorsi didattici all'interno sala degustazione. Vi aspettiamo domenica 30 marzo alle ore 16.30. Azienda agricola La Quercia, contrada Baiamonte, Santa Lucia del Mela. Caro Luciano, sono passati 6 mesi. Mamma mia, peggio di un parto. Ma sei vestito sempre lo stesso? Ma pure tu. Ma vero, si vede che siamo in crisi, c'è il PIL basso. Il PIL basso. Il PIL basso. Ma che sta facendo Salvatore? Che sta facendo? Faccio vedere. Vediamo, vediamo. Per vedere se il procedimento di stagionatura è stato idoneo. Idoneo. Vediamo, doriamo, doriamo. Come? Oh, no, 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 no. Come, come? Troppo buono. L'odore è buono, l'odore. Ora appena lo assaggiamo, ma ti muovi Salvatore, dai, veloce, veloce, ma che sta prendendo qua? Non sono cose di velocità, dopo 2 anni di tempo impiegato per farli stagionare, ora è un attimo di mistico. Noi è da 6 mesi che aspettiamo qua, dai, guarda sta tagliando, ma questo si mangia? No, questo andrebbe fatto un ottimo sugo. Ma non altri 6 mesi dobbiamo aspettare. No, no, no. Allora, più tardi il sugo. Ma, wow, fagli vedere il colore. La rosatura, guarda che rosa. Rosatura, che rosa, guarda che cute. Ma vendono anche i fiori qua. Ma sì, tutte cose. Rosatura. Tutte cose. Guarda. Ma guarda che bravo Salvatore. Ma Salvatore è un maestro. Un norcino. Che vuol dire norcino, Salvatore? Non lo so, l'onorevole Lombardo me l'ha detto, che sono il norcino siciliano. Norcino sorcino. Sorcino, senti che odore, guarda. I sorcini che... dice sono un'altra cosa. No, i sorcini sono. Sei mesi che aspettavo, finalmente. E tra 6 mesi ci mangiamo la pasta con sugo. Ah, basta, no, ora che da sugo. Francesco, mangia, che buono, mangia. Vabbè, ci vediamo. Continuiamo. Tu non suoni niente. No, non c'è un suono. Dopo. No. Siamo ritornati al caseificio aziendale, al nostro Giuseppe Bella, ricotta già pronta. Dopo un lungo processo di circa un'oretta, siamo arrivati ora, già abbiamo incominciato ad uscire la ricotta. Abbiamo aggiunto un po' di rame di figo e di limone e ora la stiamo mettendo fuori. E magari qui vorrei ricordare il mio bisnonno, che è stato lui a trasmettermi l'arte di fare la ricotta, che quando si aggiunge nel siero questo liquido in cui c'è il latticello di figo e il limone, si diceva santo buono Raimunno, ricotta fino funno, e si faceva il segno della croce. Dimmi, ma ecco, è senza tromba, vediamo che cosa. Ah, e devi fare il cucchiaino. Non si odora la ricotta, questo non è il prosciutto. Ah, il cucchiaino, vediamo l'altro attrezzo. Vediamo. Ricotta da bedda la 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 la.
siamo nel reparto formaggi, qua troviamo i vari tipi di formaggio della nostra bella Valle del Mela. Partiamo dal formaggio più fresco, che è il maiorchino fresco, poi abbiamo il canestrato fresco, o inteso anche primo sale, la provola, che viene fatto con una lavorazione particolare rispetto a quella che abbiamo visto prima, quella è un formaggio a pasta cotta, cioè la tuma, dopo un periodo di acidificazione, viene lavorata e si fa la cosiddetta pasta filata e poi si dà la forma della provola. Poi abbiamo dei formaggi freschi con vari condimenti, con il pepe rosso o la rucola, e poi passiamo al formaggio principe, che è il maiorchino stagionato, stagionatura 30 mesi, se noi guardiamo sgranella come se fosse parmigiano o grana padano, perché la storia del maiorchino è che la lavorazione del maiorchino stesso è identica alla lavorazione del parmigiano o del grana padano, soltanto che nei secoli passati i padani sono riusciti a copiare la nostra lavorazione di questo formaggio e sono riusciti ad arrivare all'eccellenza, diciamo, un prodotto internazionale. Noi purtroppo siamo fermi, però è dal 2009 assieme al consorzio che stiamo lavorando per valorizzare questo formaggio, che identifica al massimo il sacrificio e il lavoro dei pastori del territorio. Stiamo parlando del territorio della provincia di Messina, in particolar modo del territorio della Valle del Mela. Non potevamo avere ospite il presidente dell'associazione Il Mio Territorio di Villafranca Tirrena, che sta organizzando tantissime manifestazioni anche per promuovere questa zona, che è ricca di agricoltori, ricca di allevatori. Come nasce questa idea? Sì, quando si parla di territorio mi si brillano gli occhi, perché è il mio territorio. Diciamo che sì, da quando sono giovane, ecco, sono sempre in questo territorio e che lo portiamo sempre avanti con amore e passione. Il nostro territorio, come sappiamo bene, offre tante di quelle cose che a livello culturale, artistico, enogastronomico, bellezze, musei, dico, abbiamo un po' tutto nel territorio della provincia. Dato che c'è la passione del mio territorio, si è creato un'associazione che si chiama Il Mio Territorio. Lavora proprio su, come hai detto tu, Francesco, nel territorio della provincia di Messina, valorizzando quelli che sono i nostri prodotti, la nostra cultura, la nostra arte. Diciamo, ecco, questo nasce il progetto del mio territorio. Dire che si sta ritornando indietro nel tempo, perché l'agricoltura, l'allevamento si stava quasi abbandonando. Sì, purtroppo sì, è vero. Questi momenti stanno crescendo, ecco, le iniziative che portano avanti l'attività, ecco, degli animali, del piantare, dell'agricoltura, che prima un pochettino erano abbandonate, ecco. Ora stiamo nuovamente, cerchiamo, ecco, di intraprendere questa strada dell'agricoltura, che secondo me è una fonte molto molto interessante dell'essere umano, e anche per i piccoli che nascono ora, i ragazzi, ecco, che siano sempre sulla strada dell'agricoltura, del pure nel reparto enogastronomico. Collocamento, a me sembra non vero lamento, che farima con collocamento, mi sento inutile, passo giornate perse per quelle strade molto buie e diverse. So che con la vostra associazione state cercando di coinvolgere tutti i comuni della provincia, come stanno rispondendo? Sì, il 17 e il 18 maggio
saremo in piazza grazie alla campagna a Villafranca, ecco che come nasce Festa della Primavera. Questa festa vuole coinvolgere, anzi sta coinvolgendo tutti i sindaci, tutti i comuni della provincia di Messina. Ad ogni comune, il comune partecipante avrà un gazebo nella quale all'interno può pubblicizzare tutto ciò che fa il comune di appartenenza, a livello, come ripetiamo, culturale, artistico, tutto quello che fa quel comune. E devo dire che c'è parecchia, tutti i sindaci con cui ho parlato, dicono che è una bella iniziativa e che mi daranno risposta, ma molto probabilmente saranno tanti i comuni presenti nella festa della primavera. Siamo con l'agronomo Salvatore Messina, che ha curato lo sviluppo di questa importante azienda lucese, una delle prime nate in Sicilia. Sì, è, diciamo che è una realtà molto importante che è nata nella nostra provincia proprio per valorizzare le produzioni tipiche locali e per dare un po' di respiro a questi allevatori che, diciamo, conducono ancora un allevamento di tipo brado e semibrado. La grande valenza di questo territorio è appunto la possibilità di accedere ad ampi pascoli e terreni tra virgolette marginali, in cui ancora risiedono agricoltori storici e, diciamo, un po' anche eroici, che con grande sacrificio portano avanti le razze autoctone in via d'estinzione e producono dei formaggi di qualità come per esempio il maiorchino. L'azienda agricola La Quercia, è appunto del giovane Bella Giuseppe, è un'azienda che vuole valorizzare la filiera carne principalmente e anche latte, portando appunto a valle il processo di lavorazione, trasformazione e commercializzazione appunto delle razze locali. Grazie a questo progetto di ampio respiro si è avuto modo di poter partecipare al cosiddetto PSR Sicilia, che è appunto un programma di sviluppo rurale che ha permesso all'azienda di accedere a dei contributi e di poter portare avanti questo, diciamo, sogno di sviluppo del territorio lucese. E appunto per questo l'azienda, credendo molto nelle razze autoctone in via d'estinzione, alla filiera carne-latte e alle produzioni tipiche locali, ha portato avanti il progetto partendo dall'allevamento degli animali principalmente in via d'estinzione, come il suino nero tenebrodi, le razze modicane ed altre razze minori in via d'estinzione, portando, diciamo, a compimento la filiera dalla trasformazione, dal macello aziendale fino alla commercializzazione dei prodotti direttamente presso il punto vendita aziendale. Parliamo del nostro territorio invece, quanto è ricco? Allora, il nostro territorio è ricco sicuramente di biodiversità, è un territorio che dà una varietà di paesaggi e di luoghi sicuramente difficilmente ritrovabili in tutta la Sicilia. Noi infatti passiamo dalle pianure del Milazzese, del Barcellonese, fino ad arrivare nel Sant'Agatese, dove vengono sviluppate principalmente le attività vivaistiche e agrumicole, fino a passare appunto alle zone pedemontane e montane. I territori, diciamo, vanno dall' asprezza dei peloritani, in cui si ritrovano questi pascoli bradi e semibradi principalmente di razze ovicaprine, fino ai territori appunto nebroidei, dove ritroviamo sia gli ovicaprini che i bovini ed anche i suini. Il suino nero tenebrodi appunto prende i suoi nominativi dal territorio in questione. E diciamo che è un territorio altamente valorizzabile dal punto di vista della biodiversità, perché grazie ad una politica di sviluppo del territorio, che va dall'allevamento all'agricoltura in genere fino appunto al turismo, si riuscirebbe sicuramente a convogliare molto più turismo, molto più sviluppo, anche grazie a delle infrastrutture che potrebbero sicuramente dare un input ed un'accelerazione all'economia locale, diciamo. Picchi è fatto di sincerità, l'amore siciliano. L'amore siciliano che mette tanto ardore in talo cuore. L'amore siciliano, l'amore siciliano.
fa anche scuola, perché ci sono dei percorsi didattici, questo è importante, anche informare i ragazzi, informare i bambini. Sì, infatti diciamo che l'azienda è molto attenta anche a questo argomento, perché nei giorni in essere, diciamo, in questi momenti si sta cercando di avere una convenzione, comunque stipulare una convenzione con l'Università di Messina, con la Facoltà di Veterinaria in particolare, affinché l'azienda diventi un fulcro tecnico, pratico per gli studenti della Facoltà di Veterinaria, in quanto, come abbiamo detto, è un'azienda assolutamente trasversale, con una filiera completa dall'allevamento fino alla commercializzazione, e appunto per questo diciamo che gli studenti di veterinaria in particolare troverebbero spunto per sviluppare argomenti di tesi, ma anche di studio e di pratica, soprattutto per poter esaminare la filiera dalla base fino alla commercializzazione, trovare i punti deboli e capire sicuramente come poter sviluppare il territorio con, diciamo, le peculiarità e le qualità che questo può offrire alla collettività, diciamo, no? E anche dal punto di vista didattico si sta cercando di implementare il discorso della fattoria didattica e quindi accreditare l'azienda presso il circuito delle fattorie didattiche dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, così che si organizzeranno dei percorsi didattici per insegnare ai bimbi fin dall'età scolare la qualità e delle nostre produzioni, discostandoci un po', diciamo, dai prodotti di massa che sempre più spesso fanno discutere per la loro trascurabile rintracciabilità agroalimentare. Un'altra caratteristica molto importante della nostra azienda sono le visite guidate, anche per far conoscere il nostro territorio, soprattutto ai bambini. Noi puntiamo tanto sulle nuove generazioni, in quanto non hanno, purtroppo oggi non vivono distaccati da quello che è l'ambiente rurale tipico del territorio stesso. Quindi nell'ambito della nostra azienda non si trovano soltanto specie da reddito, quali bovini, suini, ovine e quattro, ma anche animali da cortile, animali da compagnia, chiamiamoli così. Per noi da compagnia può essere un'oca, può essere un pavone o uno struzzo, che sono animali che ci fanno capire qual è la diversità della natura stessa, quindi per poter trasmettere ai bambini quella che è proprio l'entusiasmo e la gioia di vivere anche nelle varie razze di animali, guardando le varie differenze anche nell'evoluzione stessa delle varie razze. Come nasce questa idea di formare questa azienda agricola zootecnica? Allora, noi puntiamo principalmente su valorizzare quello che già ci appartiene. La nostra Sicilia non è, penso non possa avere risorse quali fabbriche e quant'altro. La risorsa principale è l'agricoltura. Il rilancio dell'economia del nostro territorio deve essere l'agricoltura, però dobbiamo formare anche chi è il consumatore finale. Quindi per formare, per fare la famosa educazione alimentare, si deve partire dalle stalle, dalla campagna stessa.
Vuoi intraprendere una carriera nel mondo della moda, della pubblicità e perché no dello spettacolo? Non perdere tempo, perché il ragazzo e la ragazza dell'anno 2014 potresti essere tu. Per partecipare è semplice, chiama il 329-123-459 o cercaci su Facebook. Ti stiamo aspettando! Appassionati, amatori, professionisti, questo messaggio è per voi. Max Bici è leader assoluto delle due ruote. Concessionaria Scott, Wheeler, Trek, Bianchi, Atala, Winston e per i più piccoli bici con i marchi Hello Kit e Spider-Man. Max Bici, prezzi speciali, sconti mai visti e finanziamenti a tasso zero. Occasione da prendere in volata. Max Bici, vendita, assistenza, ricambi e accessori bici, attrezzature e abbigliamento fitness. Via Marconi 47 a Barcellona. Apre a Santa Lucia del Mela l'azienda agricola e zootecnica La Quercia. Panificio, macelleria, salumeria, gastronomia e ortofrutta. Vendita diretta con prodotti a chilometro zero, dal produttore al consumatore. Ampi spazi verdi, percorsi didattici all'interno sala degustazione. Vi aspettiamo domenica 30 marzo alle ore 16:30. Azienda agricola La Quercia, contrada Baiamonte, Santa Lucia del Mela. Siamo con il professore Alessandro Zumbo, sicuramente un progetto ambizioso, quello di portare l'università fuori dalle mura. Sì, diciamo che questo, da sempre questa azienda ha avuto rapporti con l'ex facoltà di medicina veterinaria, ora Dipartimento di Scienze Veterinarie, perché per la provincia di Messina rappresenta sicuramente un'azienda modello, dove sono presenti tutte le più importanti razze autoctone siciliane che abbiamo, oltre al vino nero siciliano qui è presente la modicana, sono presenti la pecora nera, che è una particolare pecora che è proprio di queste zone. E proprio per questo diciamo, la facoltà, appunto dicevo, l'ex facoltà di medicina veterinaria vuole probabilmente istituire una collaborazione con questa azienda e quindi portare poi gli studenti che faranno la pratica all'interno di questa azienda. Speriamo di percepire meglio il nostro territorio. Certo, quello senz'altro, tra l'altro appunto la sede del Dipartimento di Scienze Veterinarie è Messina e quindi è giusto che si avvicini proprio alle realtà zootecniche della provincia di Messina.
I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato. Il primo progetto che si fa in Sicilia oppure ci sono altri progetti che sono... L'azienda zootecnica è una delle priorità del corso di laurea in medicina veterinaria. Noi abbiamo una piccola scuderia, quindi all'interno della nostra facoltà abbiamo solamente dei cavalli e abbiamo la necessità di avere anche le altre specie animali. E quindi diciamo si deve instaurare questa collaborazione e abbiamo pensato che, visto anche la vicinanza con Santa Lucia del Mela, diciamo questa possa essere un'occasione da poter sfruttare. Si stanno avvicinando all'agricoltura e all'allevamento? Diciamo che oggi sicuramente il settore dell'agroalimentare è uno dei settori che tira, nonostante ci sia un periodo di crisi in Italia, diciamo che il settore dell'agroalimentare è un settore portante. Tra l'altro anche l'assessorato regionale alle risorse agricole ha fatto proprio un progetto per valorizzare le produzioni siciliane. Oggi è nato il Born in Sicily, è un progetto portato avanti, come dicevo, in maniera significativa dall'assessore Cartabellotta, proprio per valorizzare queste produzioni dell'agroalimentare siciliano. Quindi che ben venga che questa azienda abbia queste razze autoctone nostre siciliane. Santa Lucia del Mela, tutto qua, le nostre campagne, finalmente, finalmente. E allora dici che l'acqua male fa, venite a trovarci, venite a trovarci.